qualcosa nella tasca, può essere. Buongiorno a tutti, siamo qui davanti all'Agenzia delle Entrate, lo vedete al contrario, anzi adesso magari lo proviamo a mettere al dritto, lì vedete l'Agenzia delle Entrate, perché semplicemente non è giusto quello che sta avvenendo. E basta carneficina su imprese e partite IVA, unificati gli anni fiscali e lo spostamento delle scadenze, ed è quello che noi chiediamo, ovvero che, vista la situazione di estrema crisi che si sta realizzando a livello nazionale, con un governo che chiude le attività e che rende impossibile a chi paga le tasse di lavorare, che vengano trovate soluzioni effettive, reali, concrete per dare una risposta ai tanti commercianti che ad esempio da ieri non possono più lavorare. Un esempio che vi fa capire la totale inettitudine di questo governo: hanno deciso l'applicazione della zona arancione a partire da ieri, domenica, ovvero una giornata che era fondamentale per i ristoratori, per coloro che vivono nel settore dell'enogastronomia e che avevano fatto già gli ordinativi, ad esempio delle merci, dei cibi, di tutto ciò che poteva e doveva essere utilizzato e che invece semplicemente dovrà essere buttato, vista che l'applicazione della zona arancione comporterà la chiusura H24 di queste realtà. È evidentemente frutto di una decisione di chi, non avendo mai lavorato un giorno nella propria vita, non può sapere che cosa significa fronteggiare queste situazioni. Allora Fratelli d'Italia anche oggi, dico anche oggi perché lo eravamo anche sabato scorso, lo eravamo anche nei giorni scorsi, anche oggi siamo in strada per manifestare, per rappresentare questo profondo disagio da parte degli italiani, che sta diventando anche vera e propria arrabbiatura. E credo che sia importante anche la partecipazione dei tanti amici. Siamo con Stefano Cavedagna, anche lui lavora, perché di politica non si campa. Stefano. La cosa davvero incredibile è che oggi, 16 di novembre, non viene prorogata la scadenza del terzo trimestre della rata IVA e vengono chiesti anche una parte di quei soldi che erano stati scontati alle imprese, alle piccole società, alle partite IVA. Eppure i soldi per il bonus monopattino e per confermare il reddito di cittadinanza il governo li ha trovati. Crediamo che sia inaccettabile. E quindi per questo chiediamo appunto, e abbiamo assunto queste proposte. Siamo anche con Davide Nanni, imprenditore, che anche lui oggi si troverà a dover saldare IVA, INPS, contributi e quant'altro. Assolutamente sì, anche oggi la mia azienda, piccola azienda, sono un piccolo artigiano, abbiamo dato il nostro obolo a questo Stato che non ci tiene assolutamente in considerazione, anzi considera come sempre le partite IVA come delle mucche da mungere, da spremere, senza tenere conto che noi liberi professionisti, noi partite IVA, non abbiamo né ammortizzatori sociali, non abbiamo nessun tipo di garanzia se non quella del nostro lavoro e della forza delle nostre braccia. E anche Francesco Sassone, capogruppo di Fratelli d'Italia in Comune Bologna, ma partita IVA anche tu, perché noi, diversamente dal 5 Stelle, un lavoro, non tutti, ma molti del 5 Stelle, un lavoro lo abbiamo. Direi che sia ingiusto dire poco. Quello che fa il governo oggi è proprio crudele nei confronti delle partite IVA e dei lavoratori che hanno costantemente lavorato anche in periodi di crisi e che pagano regolarmente le tasse. Bisogna dare fiducia agli italiani, ai lavoratori e alle partite IVA. Non andava assolutamente chiesto in questo periodo, oltretutto di crisi, il pagamento dell'IVA, ma anche degli altri balzelli. Lo fanno a livello nazionale, ma il PD lo fa anche a livello locale. A Bologna ha ritenuto di far pagare la Tari nonostante la crisi delle famiglie e delle imprese. Marco, direi che è un'iniziativa che era necessaria anche per testimoniare il fatto che Fratelli d'Italia non è per nulla complice di questa situazione. Era indispensabile, perché se è vero che si muore di Covid, purtroppo è anche vero che non si muore solo di Covid. Ci sono delle imprese che stanno morendo sul territorio, sono famiglie che non hanno i soldi per mantenere i propri figli, che non hanno i soldi per dare da mangiare ai figli. Non possiamo pensare che lo Stato imponga delle regole e che lo Stato però non aiuti chi è costretto a chiudere, cosa che sino ad oggi non è stata fatta, perché gli aiuti non sono mai arrivati e avrebbero avuto la possibilità di dimostrare, tramite una sospensione di tutto quello che è il carico tributario, che erano vicini appunto alle imprese. Non l'hanno fatto, noi lo vogliamo fare ancora una volta, siamo qua. E quindi ringraziamo anche tutti gli amici che hanno partecipato, compresa Graziella Testelli, consigliera comunale, che ha testimoniato anche la difficoltà delle famiglie
e di tutti coloro che, come ci dicevano prima, hanno dovuto comunque sostenere dei costi significativi sul piano sociale. Sì, probabilmente lo Stato crede che noi cittadini i soldi ce li stampiamo, purtroppo siamo alla canna del gas e stiamo costringendo veramente tutta la popolazione ad attingere per a quel poco che con fatica probabilmente si era messo da parte. Grazie. E allora grazie a tutti voi, abbiamo voluto testimoniare con questa breve diretta il nostro impegno, l'impegno dei Fratelli d'Italia per cercare di cambiare le cose con le proposte che abbiamo formulato, le ripetiamo. Abbiamo proposto che vi sia l'unificazione degli anni fiscali 2020-2021, che ci sia quindi anche il superamento di queste scadenze che sono evidentemente un cappio al collo delle imprese, in quanto se tu non hai soldi dagli incassi del lavoro tutti i giorni non puoi pagare le tasse. La pretesa dello Stato di pagare le tasse è una pretesa profondamente ingiusta. Quindi grazie a tutti voi per averci seguito in questa diretta. Fratelli d'Italia sabato scorso e anche nei prossimi giorni continuerà le proprie iniziative nel rispetto alla normativa e delle prescrizioni imposte, ma per dire chiaramente che non è complice delle scelte di questo governo.